Sì. Beh, stavolta la chat la vedo. Dai. Vediamo se si muove il pupazzo, che oggi mi ha buggato sta cosa. Dovrebbe essere partito adesso, via. Vediamo. Qua sul mio secondo schermo vedo ancora offline, ma riesco a leggere i vostri commenti, ragazzini, ragazzuoli e ragazzine, ragazzone. Scusate, non voleva essere così. Mi è scappato così. Oh, eccoci! Ciao ragazzi, finalmente. Grande, sì, grande e grosso. Quindi facciamo che sono partito alle 21:19, interrompo alle 23:19, non teniamo conto dell'altro tentativo, non cerchiamo scuse, cazzi e mazzi, colpevole un po' Twitch, un po' vai a sapere. Ciao, ciao a tutti. Welcome su questo long play dedicato a Train 3 The Artifacts of Power. Fresco fresco di release in Early Access su Steam, l'hanno sbloccato oggi pomeriggio sul tardi e noi siamo subito sul pezzo. Ciao, ciao a tutti ragazzi. Ciao anche dalla mia maglietta di Hotline Miami 2. Perfetto, ho attaccato. Forza Hotline Miami 2, ti vogliamo bene. E te, visto che è uscito su Steam il, come si chiama? Blast Discover, whatever, praticamente clone. Ciao, ciao a tutti. Cominciamo con questo train. Minchia, bellissimo il modo con cui io salto sempre di palo in frasca. Datemi, prima di partire però l'ultimo feedback voce, audio, gioco. Dicevo, è oggi uscito, o ieri, è uscito su Steam anche Bratislava Whatever, un clonaccio russo di Hotline Miami, l'ho anche provato. Non sembra, cioè è sfacciatissimo, ma un suo perché trash anche sembra averlo. Che bello, guarda qua. Tutto perfetto, grazie ragazzi, si comincia. Guardate qua c'è Sara Hidden. Aveva la nostra. Guarda che bello, che. Wow! Morbidino, fiabesco. Sto giocando col pad intanto, supporta già adesso, non li assist. È una formula un po' curiosa così. Tanto farvi aspettare ancora e ciancischiare. Perché insomma è un gioco praticamente, sapete, classico, non è un multiplayer di tipo sandbox, quelle strutture un po' aperte così. Insomma, quindi non li assist su questo tipo di esperienza fa un po' strano, però è la prima volta di Frozenbyte, che sono gli autori, con un environment totalmente 3D, dinamiche 3D, allora hanno provato a fare questa cosa qua, questo early access su Steam. Gioco che è annunciato solo su PC al momento, più o meno è previsto per la fine dell'estate. E poi vedremo, sicuramente sono apparsi su tutte le piattaforme gli altri train, quindi secondo me conversioni console sono assolutamente da mettere in preventivo. Boh, giochiamolo, scopriamolo assieme ragazzi. Fai clic su via. Vedete, già abbastanza completo come feature set. Impostazioni video, ho tutto al massimo. Però c'è il launcher, vabbè, non si vede, è tutto al massimo tranne, come dire, l'anti-aliasing che è un FX AA che sto streamando, insomma. Sapete che già dal 2 anche loro implementavano il super sampling, che non è mai lodato abbastanza, solo che è un tipo di anti-aliasing molto tassante, come dicono gli inglesi, taxing, pesante, whatever. Poi, nessuno credo che abbia il gioco, con un saluto speciale a Jacopone, nostro Jacoperator, che a quanto pare è un super appassionato, ma... A Jacopo, mi hai promesso nemmeno di vederlo, eh? Boom, si gioca, giocatore in singolo... Atmosfera a palla. Musiche, direzione artistica sempre molto... Arrivo con le risposte, eh. Tanto godiamoci la cosa, l'intro. Mi sembra strano.
Raga, non c'è il parlato. Le noie dell'Early Access. In queste parti qua c'era il parlato. Vediamo. Lui dovrebbe parlare. Perché non c'è il parlato? È uno sballo comunque. Sì, ragazzi, per il momento è solo PC come spiegavo ed è uscito in Early Access adesso, cioè oggi verso le 6, le 5, le 6 e mezza. Sì, è meraviglioso da vedere. Sì, non stanno parlando, raga, è un bug. Riavvio il gioco. Che devo fare? Allora, salutiamo se si vede ancora il mio desktop con l'animalotto qua. Il pet. Non è un pet in realtà, una razza. Automatico, lingua italiano. E mettiamo in italiano. Forse per questo, ma l'ho già provato anche oggi in italiano. Vabbè, è molto alto. Star Trine. Dicevo, è graficamente un gioiello. E poi, tra l'altro, forse già succedeva col 2 e con l'1. Che è già ready, tra virgolette, per diversi dispositivi 3D, no? Come Nvidia, anche Television, eccetera. Io ho un monitor Television, però non sono un fan di Television particolarmente. Sono un fan di 120 Hz invece. Secondo me questo, come l'hanno progettato, 3D ti deve ammazzare la faccia. Perché è proprio molto studiato bene con le inquadrature, i giochi così di masse poligonali, eccetera. Sapete come certi film in 3D fatti bene, che studiano la profondità, e se è uno sballo. Vediamo se ci hai parlato, all'immortè. Se non parla nella intro mi incazzo, eh. Bella la chat Arzilla, mi piace. Non parlano. Parlate, maghi. Non è la stessa cosa se non parlano. E non parlano, e mi fanno girare il cazzo. Anche qua c'era uno che la contava. Voce narrante. Abbiamo rotto il gioco? Vediamo, va. Impostazioni. Mamma mia, mamma mia. Ragazzi, lo review in inglese sti cazzi, dai. Che magari così sbagga così. A me io sta cosa non la sopporto, che senza parlato fiabesco così. Ma è strano perché io l'ho testato in italiano oggi, appena scaricato. Ah, i belli della diretta. Allora, anzitutto, file locali, io verifico i file locali su Steam. Sì, Fabio, veramente, gioco senza parlato. Sto verificando i file su Steam, che magari, perché avviandolo anche così con le scritte in italiano funzionava. Su, che verremo ripagati da tanti bei cuoricini. Multicolore. Opla! Intanto ringrazio Luca, Davide, Ciro, Dario per il retweet. E facciamo anche un bel cuoricione. Momento cuoricione. Molla via in inglese, ragazzi, sti cazzo. Tanto comunque non è doppiato in italiano al momento. And here we go! Allora, che tanto c'è sempre un launcher, no? Sapete, una finestrella di dialogo modello giochi PC vecchi, lingua scegli l'inglese e tanti saluti. Si inizia veramente? Spero. Sono Teocrazia, l'ho appena linkato adesso. Followatemi. Così. In realtà non sono molto attivo ultimamente sui social, che i social vanno un po'. Oh, magari qualche volta, butto lì qualcosa. Di stronzo. Comunque è bellissimo il bello della diretta. Io come al solito scrupoloso mi testo dei cazzi e i mazzi. Poi una volta in diretta.
Frostbite. Single player. Choose a save slot. Facciamo. Ok. Che magari sapete, cambiando save slot. Our story began at the Astral Academy. The highest place of wizardly learning in all the kingdom. The Academy housed magical secrets in its vaults, and the wizards had vowed to protect them from falling into the wrong hands. But a fiercely persistent monster. Cazzo, mancava anche il rumorone dello zombone qua. Ciao Dante! Ops, ho salutato te. Siete sempre in tanti, molto calorosi. Una volta li salutavo tutti, ma passavo metà della serata a salutarvi. Quindi insomma. With all these recent incidents around the academy, I'm beginning to think we need outside assistance. I will be free. Let's send for help. What we need è figo figo per quello che ho visto. Io in realtà adesso mi parlo dei nemici, non sono un fan di altri traini, ho giocato pochissimo. Qua racconta. Why, of course, ciao Xerath. The three heroes of our story, Amadeus, Pontius, and Zoya. Once upon a time, they had all lived unremarkable lives. Cominciamo via. Fates of kingdoms hadn't hung in balance because of their At that time, Pontius, siamo lui, mi sembra, no? Whatever. A stout-hearted knight and protector of the common folk, was busy at work. He was tracking thieves. Ma li ho provati tanti, li ho provati un po' in realtà, entrambi. Ma sempre attirato per tantissimi aspetti, solo che la fisichina sempre. Questo mi ricorda, sapete un po', Maximo, che era troppo figo, era durato Maximo 1 e 2 su PlayStation 2. Lo c'è un sacco. Anche se il 2 l'hanno fatto un po' più facile. Oh, vedete, perché ha sposato il 3D, non è più solo. Vedete com'è, eh? Guardate che roba. Scusate, tanto c'ho la cuffia rotta io. Devo cambiarla, ma non sono ancora deciso su cosa prendere. C'ho la cuffia con lo scotch, praticamente. Feccione proprio. Guardate che meraviglia, vedete? Environments, tutto in 3D. Come cammina sempre. Wow, caratterizzazione alle stelle sempre, proprio ti contagia. E la fisichina qua, boh, mi sembra, non lo so, perché dovrei metterli su gli altri. Fortunatamente non è, non ci devo scrivere una preview né niente, quindi non devo farlo scrupoloso, me lo gioco e basta questo. Dicevo, però dovessi fare una preview, mandare a provare gli altri, perché per capire se la fisica è la stessa, mi sembra migliore, più calibrata, più godibile. Poi non lo so, magari sono cazzato, sono la mia impressione. A parte questi oggetti grossi, guardateli che roba. Mamma mia, sono un pallone da spiaggia, sembra. Guardate che roba, poi abbacinante sempre queste viste. Oh, but this is my sheep. You must be confusing me with someone else. Gli ha rubato la pecora. I must say I'm sorry for threatening you. My mistake. Have you seen the same looking sheep? Pardon ragazzi, però almeno un po' i sottotitoli. Sta dicendo che si scusa per averlo minacciato. Però settings, visual, tooltips, FPS cap. No, io non ce n'ho bisogno. View visibility. Vedete, tempi stereoscopico. Allora, visual. Era questo? No. Non c'è un'opzione per i sottotitoli, mi sembra strano, eh? Magari io come al solito quando streamo non riesco. Ah, subtitles! Ok. Italiano, via. Meglio di così. Non mi fido, raga, meglio lasciarla così la lingua, va. Ok, dobbiamo avere i sottotitoli in italiano, spero adesso. Parlate un po'? Non parlate? Boh, andiamo avanti, via. You see, I stole this shit. From a completely different farm, you thieving blackguard! Però, e vedi che stronzo, si vede che comunque non li ha se non ancora implementati.
Sì. Vedete, li ho scelti, vabbè. Sottotitoli sono in inglese, pace ragazzi, se no non giochiamo più. Oh, si gioca in profondità, come potete vedere. Cioè, ha un effetto 3D, guardate un po'. Già così su uno schermo così flat, sto giocando in 2D adesso. Con Trini Vision proprio ti scioglie la faccia, immagino. Wow. Ma che senso quasi così di vertigine per quell'abisso là sotto. Oh, di qua vedete un po'. Però non ho provato manutenzione sulla piattaforma, ma c'è tutto questo costone. Vedete, esplorazione così. Super Bazinga fa una domanda tecnica. Col monitor 120 Hz non hai tearing se non superi 120 Hz? Sì, non c'è tearing. Perché per il fatto che, insomma, il tearing si manifesta quando i fotogrammi al secondo superano il refresh rate. Però ti dirò una cosa che suona strana, ma è vero. Io ho provati diversi monitor a 120 Hz, eccetera. Il mio in realtà non è molto buono come qualità generale, perché non l'ho trovato di meglio proprio in commercio a Milano quando lo volevo. E però è molto reattivo. Cioè il mio è un LG, non mi ricordo più, vecchio comunque, 4 anni c'ha. Quando supero 100-120 fotogrammi, comunque difficilmente mi fa tearing. Anche senza così, sì. Sono rari i giochi quando sto a 160-180 fotogrammi che mi fanno il tearing. Proprio perché è molto reattivissimo, cioè veramente. Non lo posso spiegare solo così, perché tecnicamente in realtà sarebbe un assurdo sto fatto. Se superi il refresh rate deve avere tearing sempre. Eppure non ce l'ho. Cioè ce l'ho... Cazzo ne so, scusate. 4 case su 10, 3 su 10, sul serio. Gran bel monitor a livello di reattività. Che è la cosa che come giocatore a me interessa di più. Ognuno ha le sue inclinazioni, magari alla gente piace di più la qualità delle immagini, i colori. Io sono per frame rate e attività, principalmente. Guardate che roba, sti pezzettoni così lì. Ok, con lo stick destro si para. Guarda, sono finito. Cosa sono plettri di chitarra questi? Comunque, come reattività dei controlli, come si manovra il personaggio, mi piace. Funziona, secondo me, ripeto, è migliorato a livello di fisicità. Che con quelle cosine che in altri train dicevano, ma sì, ma... Poi, boh, vediamo un attimo, sta facendo. Poi, comunque, appunto, pronto in early access, quindi. Per fare ribilanciamenti, aggiustamenti, ce ne sarà tempo, anzi. Viene anche lanciato prima, non solo per pigliarsi prima i soldi, ma anche, insomma, per sentire un po', per svilupparlo sentendo i pareri degli utenti in maniera viva. Facciamo che sto plettro lo voglio adesso io. Se no vabbè, di qua se no, vedete? Bisogna ragionare in maniera profonda, con la profondità. There's them blasted things! That poor sheep is about to end up as goblin grub if I don't stop them soon. Grande Garfield, G-Sync, quando mi si brucia a sto monitor, perché in realtà sono ancora felice con sto monitor, mi va veramente, la reattività, proprio quando controllo le cose, fico. Sarà sicuramente un monitor G-Sync, 144 Hz. Mi piace un sacco come plana con lo scudo, guarda che bello che è. Poi appunto si controlla che è un piacere, guarda, pirouettina. Poi fa anche questa cosa qua, non lo so. Una scivolata alla Vanquish, credo. Cosa fa? Si mette in copertura. Ecco, la fisica degli oggetti grossi, raga, è da tarare, dai, da ritwiccare. Come caspita, è tutto molto sacchettoso. Com'è che si apriva qua? Io ho patente fino a qua, sono fino a qua dietro, non mi ricordo come si apriva sta cosa. Questo non serve praticamente, infatti lo possiamo rompere, qua ci passa attraverso e un early access. Frozen Bite, non farcelo trovare la versione definitiva. Opla. Come caspita, ho fatto tipo, sì, comunque lo smash. No. Beh.
tutta la sera qua, ci rimarrò adesso. Patetico sto fatto, in diretta, mannaggia. Vediamo. Ah, eccolo, eccolo, così. È vero. Combattimento. Guardate i colori, che belli. Ecco, un'altra cosa che fixerei al momento, Frozenbyte, ci stai ascoltando sicuramente, nonostante ci sia scritto sul sito Time 2, sulla fascetta, maronna. Un po' anche i nemici sono un po' senza peso, un po' sacchettosi. Vedete come sono? Non c'è granché soddisfazione. Secondo me, alla luce del motore fisico, delle collisioni che questo gioco dimostra di avere, si poteva fare molto di meglio. Cioè. Però, vabbè, tempo ce ne sarà. Parata, vediamo. Non pari? Non mi colpisci? Collisioni da fissare. Poco da fissare. That's the end of them. Che parla ne loro chiamo sheep? Sheep sarebbe cosa, no? Sarebbe pecora, però siamo un montone. Despite the royal pardons and grants of lands she'd earned. Qua non l'ho visto, qua ho spento poi. Quindi tutto nuovo anche per me adesso. Wow, meraviglia. Poi sono bravi, vedete come si calibrano i colori, la paletta, l'atmosfera, le nuvole. Bravi, bravi. Fisicamente Frozenbyte ne ha sempre saputo. Ecco, sta rotolata non mi piace. Guardate com'è. Plettri. Per fare un paragone, prendete Tomb Raider, Lara Croft e Guardian Light, che fa anche lei fa la rotolatina, è molto più controllabile, meglio dosata. Qua un po', guardate come faccio. Che cazzo sto facendo? T-bag sto facendo. Opla. Ok. Come sparo? Sto puntando, gioia, poi... Non so come ho sparato, perché stavo saltando... Ah, basta rilasciare, ok. Non ricordavo. Vai, scivolata elegante... vabbè, come non detto. Wow, vedete? Appunto, si è fatto molto così, molto ammiccante di usare le profondità, questa cosa qua siciliana. Bel lavoro, veramente. Fammi voglia compare il Creative Television, mannaggia. E spara flashamelo. Che è Kali? Serpenti anche, sembra quasi in una citazione di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, ragazzi. Lo stavo già usando. Ah, come si... Ok, lei c'aveva anche il lazzo, infatti. Rampino, cioè. Wow. Ecco, invece a livello di tweaking, di rifinitura, così, del movimento, questo mi piace un sacco. Questo è fatto molto bene. Lo senti proprio, lo senti. Poi è bello anche fisico, fatto bene. Bella Frozenbyte. Vediamo se cado giù. Oh, pensavo ci fosse una zonetta segreta in cui calarsi eventualmente. Ciao Krungex, benvenuto. Vabbè, ma lì c'è una sfida, vediamo. Posso salire? Wow, guardate come illumina anche. Visto, c'è il petto. Però non lo prendi qualcosa lì in profondità? Belle anche le ombrette. Se oscillo verso in me. Tutta la sera qua adesso. Vabbè, andiamocene via. Wow! Che sballo, ragazzi! Wow! Ma qua il sarice piangente così. Coi capelli al vento come un Axl Rose. Dei tempi d'oro.
aspettate, voglio. Oh, sti cosi ormai sono una sfida, si ciondoli qua così. Si peperoncini qua, si cornetti la. Oh! Sti cornetti così. Antisfiga. Antimalocchio, anzi, li chiamerò cornetti antimalocchio quelli. Poi niente, non lo. Se non riesco a prendere. Sono solo ornamentali? Anche il controllo qua dei cosi trainati col lazzo mi piace. Ti lascio qua e mi metto qua. Ok. Oh, nella bocca. Se lo porta? Ok. Recupero un po' di chat intanto. Ergus dice che la ladra somiglia a Sara, tutto il resto sono... C'è i nuovi arrivati? Ma... Perché non mi agganci? Non mi dire che sei sbuggato malamente. Oh, non mi aggancia nulla. Devo saltare e basta? C'ho paura, ragazzi. Ma è una... Ah, fanculo, va. La Prince of Persia. Bastava dirlo, eh. Plettro. Prince of Persia. In profondità. Wow. È carina, vedete, però... Ste go... Ok, riproviamoci. Bella anche come scala la luce sempre, un bel lavoro, bravi, bravi. Vedete che siamo un po' più... In realtà questo qua è una luce finta. Questa qua non è un volumetrico vero, però... Come... Cos'è che ha fatto? Comunque è bello come scala, dalla nebbiolina, di penombra e tutto quanto. And there we go. Ma quindi, scusate, impostazioni, vediamo il controller un attimo. Oddio. Carina questa opzione, riduzione di ritardo di input. Proviamolo. Mo' spot del gioco. Mamma mia, col mouse impazzisce adesso, meglio non toccarlo. Devo capire un attimo, allora, questo, ok, salto e ok, questo spara e ok, ah, boh. Intanto se è sbuggato è spogliata la musica, eh, mannaggia gli early access. Altro che Bloodborne, sono questi i giochi di Sofia, gli early access. Vediamo di qua se c'è un arrampicage. No. Ah, basta aprire la porta di casa. È carino. Leghiamolo attorno a sto coso, vediamo se si può. Sembra che porta a spasso il cane. Qua la fisicità è ottima. Qua mi piace tantissimo. Quindi vediamo un po', se io ti metto qua. Ah, ecco qua, vediamo un po'. Ah, veramente una chicca, guarda quante cose. Posso romperla? Tiratela giù, gioia. Spada push. Plettro gigante. Qualcosa a cui appizzicarlo? No, si
sembra esserci nulla. Scusate, io farei così a rigore di logica, però non funziona. Sennò chiaramente la cosa più facile sarebbe attaccarlo a qualche parte, ma... Con B cosa fai? Niente. Con questo salti, ok. Con X lo stacchi. Benissimo. No, Riccardo, Bloodborne non ce l'ho neanche. Mi interessa tutto, ma è capitato un periodo e merda. Tra l'altro sono veramente scimmiatissimo con GTA 5 PC. Fatti raccontare a Pierpaolo che è su... Ah, guarda che figata. Adesso mi dà lo spot. Oh, per interagire, grande. Chiedete a Pierpaolo un piccolo retroscena. Il giorno prima che pubblicava la recensione erano tutti due su Steam a giocarlo. Chiedeteli cosa ho detto. È veramente clamoroso GTA 5 su PC, bellissimo. Bellissimo. Poi c'è questo, vabbè, questo... Così. Per una serata, penso, questo qua. What was that? E poi c'è Killing Floor 2, ragazzi. Rilasciato oggi, fresco fresco. Oh, il mago. Guardate come si cambia totalmente tono. Right trigger. Yeah, ok. Wow. In profondità. E con l'ex che fai? Lo lasci giù. Quindi right trigger, attivo degli spot, ok, così attivo la magia e appunto gli hotspot con la X, le cose che posso manipolare. Ah, poi c'è il push, classico, credo. Wow, questa materializza cosa, mi sembra che c'è anche in altri train sto fatto. Mamma mia che mare, ragazzi, wow, nuota anche lui, credo. Sì, nuota. Mago fricchettone, dicevo doppio. È bellissimo quando GTA 5 PC, mamma mia, è clamoroso. Guarda, tartaruga! Cosa ti posso fare? Fatti vedere! Non faccio niente. Ah, si va ancora più in qua, poi. Vedi anche la musica che è bella. Wow. Veramente bravo, bravo, Frozenbite. Riemergi. Plop. Che figata, il gioco dell'arredatore questo qua. Altri le uova di plettro, ragazzi. Ciao Matrix, benvenuto. Ma che figata. Wow, che effetto 3D qua, pazzesco. Cioè, sembra già 3D così, eh. Mamma mia. Fico fico. Allora, vediamo un po', spostiamo sto coso. Così. Ce la fai, capo? Bene. Plettro. No, andiamo a esplorare di qua. Fatemi giocare con sto mondo che è fichissimo. Ma che bello non è, oh. Ok, ragioniamocene un po'. Questo cosa ci faccio? Ah, con X, Y, ok. Ah, B schianta, ok. La discesa dell'amore. Ma wow. No, no, scusate, raga, ma un mare così bello, io cosa faccio? Non ci vado. Io sono un fans del mare. Wow, 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 wow. Le farfalline di mare. Sense of Wonder a paletta. È sempre un mondo tipo un diorama, no? Limitato, finto e tutto. Però cazzo che Sense of Wonder. Figata. Allora, vediamo un po'. Hotspot. Lancialo così, spacca tutto la Half-Life 2. Qua non posso sparare, far diventare così, non spara tutto, uno Space Invaders, qualcosa. Andare a tirare.
Voglio buttarmi giù, scoprire il mondo? Ok. Wow. VIX 70 mi chiede, i plettri cosa servono? Boh, li raccolgo intanto. Vi ricordo che io gli altri li ho solo assaggiati, tra i 1 e 2. Magari c'erano già anche nei predecessori, magari qualcuno che li conosce bene, visto che sono giochi molto apprezzati da diversi fan, ci spiega qualcuno in chat a cosa servono. Cosa servono i plettri? C'erano anche negli altri train? Ma soprattutto, perché non posso andare a vivere qua? Subito. Posso sparare a quello? Wop. Buttiamo via tutto per il gusto di farlo, perché c'è la fisica e si può. E anche questo è bello dei videogiochi. Fare cose anche per il semplice gusto di farlo. Senza una ragione. Ciao Giamma! Wow, un attimo. Ho sbagliato il tasto. Ok, l'appoggio con X. Maybe if I climb up on the cliffs, I could have a better view of the beach. I might find the turtles as well as Margaret and the children. Muoio? Le rapide, guardate come... Wow! Buggato? Non... muori adesso, ok, muori. No, ma io stai così tutta la sera davanti a questa bella vista. Anzi, mo cambio lo sfondo del desktop. Non c'ho Fraps, no. È più forte di me, ragazzi. Sto mettendo un attimo l'overlay di Steam. Ok, posso fare screenshot? No. Sì, alcuni giochi così. Work in progress. E non solo a volte. Adesso mi funziona l'overlay di Steam. E poi di Steam. Farò con Fraps come posso. Intanto tu, amica cassa la morto. Cassa da videogioco. Muoio? Vieni qua. Offrimi. Riparo. Torno da me. La spiaggia dei plettri. Qualcuno ha risposto alla domanda sui plettri? Ciao le chimera! LOL, Alba Fica è in preda all'Inception, dice nominate Plettri, mi fa in mente il ragazzo ieri, Lorenzo, che a sua volta mi fa pensare a Jack Black, che a sua volta mi fa pensare a School of Rock. Che bello, visto? Siamo qua a condividere questa bellissima ambientazione che sta facendo un sacco di ragazzi in chat. Guardate qua, si rolla un ponte, si rolla. Aspetta, fammi rollare bene, eh. Opla. Intanto io curioso ancora un po' in giro. Oh, guarda, guarda cosa ho trovato, guarda cosa ho trovato, ho rotto il gioco. E vabbè, lì come faccio? Lì devo... non resisto io. Io sono un videogiocatore intensivo. Esploro, faccio cazzo, cose che non... a cui non resisto. Opla, plettrone. Sì, un po' alla fisica... si salta non mi piace, ma te roba. La rotolata tu? C'è sta cosa che non è proprio un boh. Vedete, faccio un po' di... arricrollismo. Ma che roba. Vabbè. Aspetta, no, ragazzi, devo fare il colpo di cassa. Mo sono... colpo di testa di cassa. Devo fare un picchiaduro, così cancelli le mosse, vedete. Sto cancellando il salto un po' e la presa. Cassa? Cassa da morto? Cassa videogioco? Lancio da un disprezzo adesso.
Bravo, con gentilezza, così, gently. Sì, ma so salto l'ha pervertito, per favore. Mamma mia, oh, aspettate un attimo, lì. Nella bocca del coccodrillo qua, di Willy l'Orbo. Chi se lo ricorda, i Goonies? Vediamo. Non puoi fare una magia che spacchi tutto? Sei cattivo? Una summon, qualcosa? Di Satana, che distruggi tutto e rompi i denti a Willy l'Orbo. Ok, allora facciamo questa mossa Kansas. Dall'alto... Ah, infatti, tutte le strade portano a Willy l'Orbo. Wow. Beh, pensate un attimo, io sono sempre così secchione che si fa delle elucubazioni. Ma pensate un po', il fantasy, no? Quante volte l'abbiamo visto, soprattutto nei videogiochi, eccetera? Tantissimo. È veramente difficile, tra virgolette, stupire, fare appunto Sense of Wonder con l'ennesimo gioco fantasy. Invece loro ci riescono. Wow. No, non trovate? Bravi. Grande Slash che dice Slot. Capolavoro generazionale, grazie Gummis. Hopla. Comunque praticamente per fare un'altra citazione cinematografica è praticamente il gioco di rimetta a posto la candela. Chi indovina il film vince. Vince niente, vince i miei pollicioni. È diventato cosa? Risen 2 è diventato intanto. Artifact of soul. How nice of you to join. Thank you again. La mossa Kansas City. Bravi, ci intendiamo a livello di film, ragazzi. Dicevo, rimette a posto la candela così. Business, I'm sorry, but I'm unable to join you. You see, this is the first time I've ever been on holiday with my family since you and I first met. Tanto ringrazio Ergut per il tweet. It was not Davide. Unusual that our three heroes would be whisked away at a moment's notice. For with great power came also great responsibility. Academy Outskirts. The artifact of soul had arcane. Frankenstein Jr. dice Aron e Piperno. Altro capolavoro, bellissimo. Ah no, scusate, anche altre risposte. Slash Giga Megadeth. Sometimes, whether the heroes wanted these adventures or not. You see, when we are together, the artifact contains capo our real mamma, che bello Frankenstein Jr. And our mamma. Outside selves are projections. I bei film di una volta, non le porto, non per fare il vecchio, anzi. A me piacciono anche molto le cose nuove, però fossero belle così. Mera Mera dice che adora la voce di questo, sono bravi, eh? I didn't mean a literal shadow, but as a metaphor. Isn't methanol what you strip paint with? Boh, andiamo avanti, via. Wow. Però anche un... Beh, bello no. Ho visto Battlefield migliori. Però, tipo un GTA 5 PC meraviglioso. Però, effetto Battlefield per dare profondità di campo lì. Wow. Va bene. Poi al solito loro azzeccano i colori. Cazzo, cioè... Facciamoci un attimo. Cioè, c'è dell'arancione. C'è del... Che cazzo è quello? Rosso... Rosso autunno di Londra, di quelle foglie. Lui che è un verde che si è mangiato già da pistacchio che hai tenuto in frigo, non in freezer, in frigo 4 settimane. Si è azzurrino eppure, boh. Se tu lo racconti a qualcuno, i violetti lì sono un pugno in un occhio. Invece collimano, bello, cioè ha il suo senso, bravo. Frozenbite, ne sai. Intanto salutiamo Games of Thrones, qua il corvo. Ah, qua si rotola, vediamo. La rotolata della morte, c'è qua. Ragazzi, qua non lo so perché, non so che cazzo devo fare. Andiamo così. Ah, vabbè, dai. Pensavo peggio, via. Però quel plettro in profondità. Ok. Andiamo un attimo. Droppalo giù. E ora sollevalo. Ah, no, vedete, non posso usarlo. Alla Psyops. Se guarda Psyops, bellissimo. Ah, niente, volevo fare che mi appoggiavo. Ah beh, non sono morto. Cioè questo non posso manipolarlo nello spazio mentre ci sono sopra, no? No, non funziona. Fa tipo l'accendino quando si è scaricato. Oh, plettri!
girasoli che si muovono. Che mi ricordano Plants vs. Zombie. Ormai, mica stasera sono il pozzo delle citazioni. Plants vs. Zombie. Bacino alle cose. Garden Warfare. Piantine, sempre bellissimo. E sempre che non lo gioco mai, sono uno stronzo. E tutti dobbiamo giocare un po' di più di Plants vs. Zombie. Rendere un mondo migliore. Frau Brooker, dice Iska. Iska, ciao, tantissimo non ti vedo. O forse ci sei sempre stato, sono distratto io. Qua ci vorrebbe... Ah, posso switchare adesso. Ok. Infatti qua ci vorrebbe la ladra. Fatemi switchare. Bella questa donna. Cazzo, ci vorrebbe l'opzione come in GTA per fare le snapchattate, no? Mi farei il selfie con sta statua. Qua cosa posso fare intanto? Oh. Mi sfogo, eh. Anche questa è un po' abusata, guarda. Questa è la scudata, no? Praticamente, vedete? Prova la appunto, se fosse un picchiatore si squalificherebbero per direttissima dal torneo. Il glitch così. Oh, oh, plettro nascosto. Riccardo mi chiede ste, spero che si immerà una cosa per Green 4. Ovviamente sì, in realtà guarda, facciamo una retroscena così per essere licenziato. No dai, retroscena era che se c'era da scegliere tra questo e Killing Floor, che usciamo tutti e due oggi, e volevo farli io, e li farò io. Ok. E ho scelto questo perché Killing Floor prima voglio un attimino provarmelo per bene e tutto, insomma. Presentarmi capace con degli amici anche. Mi presenterò in settimana, tenete l'occhio il calendario. Lo farò con degli amici, con un po' più di cose sbloccate, presa confidenza. Che buttarmi online subito così, soprattutto in FPS, che parla la gente dice learn to play, a me, veramente, mi giro i coglioni. L'ho comunque provato prima velocemente, quando l'ha sbloccato, ed è fico. Cioè, mi piglia bene già. Lo sospettavo, che mi aveva pigliato bene, ma... Plettro della magia. Basta, era solo per plettare di qua, sì. Wow, ecco, il controllo di lei in aria è fighissimo. Bello, guarda, qua come piruetta. Vediamo la gonciola. C'è una moneta slow motion, però. Quel coso là, non lo so, non mi convince. Secondo me è interattivo. Ci posso fare qualcosa. Ciao Slash, alla prossima. Qua che cazzo posso fare? Oh oh, scusate, un po' di perversione. Mamma mia, quasi 40 anni fa queste cagate con i giochini. Ma di gusto, però li faccio. Ciao Siegfried! Iska chiede se è migliorato il controllo dell'arciera rispetto ai primi. Come dicevo, a me il trainer mi ha sempre acchiappato. Come cazzo fa a non acchiapparti sta grafica, sta cura, sto mondo fiabesco, il concept. Però io ho sempre tipo mollati poco dopo perché la fisica non mi dà soddisfazione, no? Quindi non sono un esperto di train. Ed è un po' che non li ho provati, quindi insomma, non saprei aiutarti su questo fatto. Ci sono cose che mi convincono molto, però i controlli di fisica anche in generale, cose un po' me. Intanto scendiamo. Muoio? Sì, muoio. Sto coso non lo so. Secondo me fa qualcosa. Sto coso qua. Idee, ragazzi? Ah, guarda un po'. Sembra una cosa. Vediamo un po'. Ma bisogna sfruttare il suo, vedete, è tipo un pendolo, no? Meccanico. Ah!
Viva la forza bruta, dicono. Vediamo un po'. Menaie. Boh, vabbè. Io sento che è il momento di prendere l'arciera. Non so perché, mi sento che è un momento così. Allora, non senza cadere... Volevo solo calarmi. W chiede se Magol ci... lo posso levare, lo proviamo subito. Vediamo. No, vedete, premo il trigger che mi darebbe gli hotspot con cui interagire, non mi fa fare un caspio. Altre azioni del mago, vediamo un po'. Vedete, questo è gli hotspot. Questo fa apparire. Poi questa è la cosa inguardabile di prima. Questo è lo switch del personaggio. Basta. Forza brutta. Vabbè. Vediamo un po'. Ma com'è? Per scendere... Ok, scendo così. Vediamo. Sono voi scendo sotto questa trave. Proviamoci. Sì. Ecco qua, guarda qua. Bello comunque che ricompensa, vedete, l'esplorazione. Io sono curioso, provo e vinco dei plettri. Vediamo adesso ancora... Ok, no, me ne metterò su ulteriormente. Andiamo su, torniamo su. Torniamo su. Bello che si lascia. Lui ha, difendente così, saltino come al solito. E lo smash all'ingiù. E sta spinta, mamma mia che culo. Vediamo, vediamo, studiamoci un po'. Questa cosa? Ah, beh, questo è un lavoro per lei. Spara, spara! Niente. A te c'è un fusaio come rimangono in giro interagibili. Brava Frozen Man. La fisica come dico io. Lui fa mani in alto. Teocrazia 88? Dicevamo, innanzitutto pigliamoci lei che andiamo a rubare ulteriori plettri. Così magari, dedicandoci un attimino ad altro, ci vengono in mente le idee. Wow. Che figata, questa è una figata, veramente. Guardate come uscio. E non si rompe neanche il braccio, lei. Ah, vediamo? Dove posso tirarla questa cosa? Ah, basta, era solo per appendersi? Ok, confischiamo. Non per niente la ladra, lei. Che su... No, ragazzi, non litigate in chat. Allora, tanto un bel consiglio da Smith Andres che dice: il gear secondo me è il checkpoint perché rianima i compagni quando sei vicino. Bella osservazione. Intanto così. Scusate ragazzi, perché veramente c'è la prima volta che lo prendo in mano questo gioco. Stiamo scoprendo assieme. Quindi torniamo su al gear, come dici tu, potrebbe essere il checkpoint. Sì, dà quest'idea anche. Perché, puff, cioè si attiva se mi avvicino in realtà, non se sbatto. Oddio. Ma appena smentito. Però... lei non smascia in giù. Il mago non lo solleva, non vuol sapere cazzi il mago. E tu, Gioia? Niente, non mi spari nulla. Mm.
non ci arriverò mai, infatti. Sì, è una vera storia. Dice Zay e spiega la storia di Munich. Che a te mi sta sul cazzo. Sono tanti anni che ce l'ho, mai lo devo tenere. Però mi piacerebbe chiami Feccione, Bruto. The Real Sugar, che è una canzone bellissima dei Deus. Cercatela, che è molto bella. Intanto salutiamo degli artefatti sullo sfondo. Ho tante altre cose. Mi chiamo su Steam, che le puoi cambiare spesso. I nick, allora spesso li cambio. Vediamo un po'. Ah, forse basta sparare. So scemo sono, eh. Quella sembra una cosa sparabile, però non è che faccia. No. Boh, sono a corto di idee. Secondo me, boh, a questo punto sarà quel gear, quel meccanismo lì sarà interagibile in qualche modo, che non stiamo considerando. Perché dubito, quello, quel coso lì rosso, lì sul punticello sotto, non credo, vede, non c'è neanche, non lo mira. Quindi non lo fa. C'è un anello dall'altro lato? Grazie, Isca. Da che parte, però? Mica lo vedo. Neanche a me la cosa. L'anello quello lì? Ah no, non si vede lì, perché nello stream però serve Nvidia Shadowplay in realtà. In alto a destra, dico, lo schermo proprio nell'angolino. L'anello? Non lo vedo, Isca. Il ponte con la tipa, Thousand Days. Thousand Eyes, scusa. Eh sì, è quello che pensavo anch'io, però... come? Riproviamoci. Allora, lei... questo è lo sparotto normale. Nell'occhio di Sauron non spara, cioè ma... E poi appunto, la X e la Y che sparano, non so, il lazzo, cose del genere. Qua vedete, non ho... Matrix mi chiede se ho provato Ori, sì, giusto mezz'oretta, mi è piaciuto tantissimo, l'ho visto. Poi, poco tempo, altre cose in corso, backlog, cazzo e mazzi, non ho ancora continuato, mi piaceva tantissimo, l'ho visto. Dietro la collina? Vediamo, dietro la collina in che senso? Ma forse saltando in qua? No. Mi sembra strano, cazzo, che non posso saltare lì in profondità, però. No, non ci arrivo. Facciamo una cosa coordinata, via. Tu fai poppare questo. Già, non lo puoi trascinare. Si trascina un po' lì, non lo so, eh. Smash lo sto. Non lo smashi neanche. L'anello dietro la montagna, dici? Questo qua, sì, c'ho... chiede Ciro, sì, l'ho usato prima con la ladretta. Vedete? Per prendere dei plettri. Poi altro non credo ci sia. Tra l'altro ho scoperto adesso che praticamente i grilletti del pad... dove sono? Non sono morto. Ora sì, sto sbuggando il gioco, cazzo, sto rompendo il gioco. Ecco perché è in early access. Lo stanno scoprendo in diretta. Ah, Super Bazinga. Ah, col guerriero dice Super Bazinga. Potrei tirarlo. Perché vedete? Allora. La pressione dei grilletti col pad qua del 360. Fare degli hotspot, le cose interagibili per tutti i personaggi. Vedete, adesso mi ha dato il cerchietto. Dice il cerchietto che magari con la ladra. A proposito, con la ladra posso andare lì però. Vabbè, questo era inizialmente. Mamma mia, sto ammazzando tutti i poveracci.
Quindi vediamo un po', ti hanno premuto. Questo è un anello che ho usato prima per prendere altri plettri. Vediamo. Bene, sto tenendo premuto, non me lo dà come spot quello. Beh. Dai, non posso essere già finito così. Andiamo un po' più in giù. Ah, lì c'è una cosina a cui eventualmente appendersi, probabilmente, vedete? Ma non ci arriverò mai. Rincorsa non ne fai, vabbè, proviamoci, ma non ci arriverò mai. Che cosa lì, magari mi appendevo. Aveva un senso. Boh. Caliamoci un attimo giù e esploriamo qua. Quello sì, è uno spot. Sono veramente a corto di... Che palle, come cazzo è possibile? Mi devo appendere al ponte, mi suggeriscono. È ok, ma come? Ci ha studiato il meccanismo, ragazzi. Vedete, fa questa specie di carica. Vediamo un attimo. Sapete che forse mi devo buttare giù in alto? Magari con... Boh, così? No. Beh, secondo me è quella la chiave comunque. Devo parlare con lo... Gilmore ha detto la cosa più intelligente del mondo. Sono un deficiente. Mamma mia, scusate ragazzi. Tra l'altro è la prima cosa che si fa. Gridmore. Capolavoro, grazie. Cioè, cazzo, il guerriero è proprio il primo personaggio che si usa. Si vede che ad usare gli altri. Mi ho scordato cosa poteva fare. Pardon. It's a bit tiresome to put all your life on hold because of a magical candle stand with a flair for abducting bystanders for adventures. Plettri. Meno male che sennò cazzo qua io navigo al buio. Wow. Proviamo a legare sto coso. Dai, dai, tira, tira! Adesso non lo chiudi? No. Allora, facciamo una bella storia, va. Questo fa un po' Just Cause 2, fa, eh? Un attacco di due cose con un rompino. And there we go. E adesso? Wow! Tutti a spasso! Che cazzo attacco, mo? Mi verrebbe attaccare al palo. Mo ci riproviamo seriamente. Un attimino, fatemi ancora esplorare. Che sono curioso. Basta, c'è nient'altro. Buono, allora. Ciao Baffica, alla prossima! Allora, lei con la X lascio andare, perché devo ancora capire. Y tira. Ok, basta. Quindi Y crea il collegamento. Guarda quanti ne posso creare. E la X lo annulla. Basta. Secondo me... Vediamo. Mamma mia, la forza di 100 e più... ok, ma...
Vabbè, il mago ha sfasciato tutto, proprio un guasta feste. Uso il mago per sollevarli, mi suggerisce Atiru. Ok, proviamoci subito. Innanzitutto mago, sfascia sto coso, che mi sta a romper cazzo. Ah, eccolo qua, guarda, c'è un altro spot qui. Qua dall'altra parte della cosa. Beh, se no si potrebbe anche usare questo coso. Aspetta. Here we go. Ho rotto tutto. Fica comunque. Ciao Jack. Iska, grazie del suggerimento. Ti dice di passare attorno al palo con il cavo e poi agganciare la scatola. Quindi è la cosa che ho pensato anche inizialmente. Però non sono stato capace di farlo. Vediamo. Tu dici così, no? Ok, l'abbiamo fissato. E questa cosa? Looks like the gate's been barricaded. Has been barricaded. Ok, forse. Ok, si può rompere adesso. No. Mi fa spada così. Un attimo alla ladrona. Ah, non ci arriverai mai. Scivola Indiana Jones. Niente. Quindi, il guerriero ha detto. Sembra che la mia spada possa fare qualcosa. Cosa non si sa. Ah, ok, lui riesce a tenerli fermi. Ah, ok. E allora a sto punto col mago, comunque quanto succedeva prima, ci mettiamo una bella scatolozza. Minchia, il controllo è quello che è. Guardate, sto muovendo soltanto il coso. Qua si muove anche il mago. Mamma mia, che stress. Vediamo. Switcher. Jack mi chiede se sente più fisicità nel spostare gli oggetti o se sono come precedenti che sono un po' leggeri. Sinceramente mi sembrano un po' leggeri. Tra l'altro, scusate, qua posso, c'è tipo una rampa qua. Non ho sfruttata, proprio la deficienza è stato puro. Quindi, caro mio, tu solleva sta cosa. Lascia cadere. E ora col guerriero ti fa una bella planata come abbiamo imparato. E ti va a prendere i plettri. Innanzitutto. Non ti fa niente se compenetra. Tutto qua. Comunque è veramente pazzesco. Cioè, questo è anche bello però. Il fatto è che tu puoi giocare con la fisica e quindi puoi improvvisare virtualmente in maniera infinita. Non ci sono cose, tra virgolette, scriptate, non si chiamano così, però fa niente, in cui incastri e basta. Poi, e poi in realtà magari la soluzione è facilissima. Vabbè, questo sembra un compito per lei. Portatela a passeggio. È anche il fascino di questo gioco, alla fine penso, di questa serie. Comunque attenzione che è la seconda volta che il, come dire, il guerriero ci risolve la situazione. Genitori, state attenti perché la morale ultima in questo gioco potrebbe essere con la forza bruta risolvi tutto. Quindi ora, pallocchia, che va giù. E ok.
Bella l'ombra. Quindi, se io questo lo faccio cadere, cosa succede? Va giù anche lui. Benissimo. Penso che bisogna fare dell'equilibrismo qua allora. Mi è venuto in mente. Ah no, la pallocchia però non. Oh, ma... Ah, vabbè, la tridimensionalità. Però. Oh! Ah no, basta. Vediamo, vediamo, vediamo. Niente da fare. Non so cosa sto facendo. Fin qua ci sono arrivati, ok? Ma adesso lo scopo quale sarebbe? Sfondare, eh? Vediamo. Eh sì, sfondare. Oh, switch. Basta. Anche qua un po' sbuggato in realtà, ragazzi, eh? Ok, ma qua non si va da nessun'altra parte. Mi sembra strano. LOL. I personaggi nuotano. Ah, allora. Ma quindi il senso di questa stanza? Che è tipo una. Ah, si va sotto! Caro gioco, mi spieghi i comandi però, grazie. Frozenbite in questa versione Early Access si è scordato il tutorial, vero e proprio. Per tornare su, quale tasto Frozenbite non me lo dici? Bella comunque l'effetto 3D. Ok, quindi in giù. E la B. Vuol dire che sono pescioni carnivori quelli. E in su. In su il salto. Ok. Wow. Un po' di chat. Zee mi chiede se quest'estate vengo in piscina da te. Gioia, io abito davanti una delle migliori piscine comunali di Milano. Ce l'ho a 100 metri. Mi sembra un po' strano. Dove vieni da altra parte di Milano? Fanculo abiti tu per venire alla tua piscina. Allora, G Megadeth mi crede, grande David Mustaine. GTA 5 su PC con 960 GTX e VGA 4000. Via da Dio. Mio fratello ha un PC con una 570 VGA 12 GB. Secondo te ad alto ci va 30 fps? Ad alto sì, magari tagliando qualcosa comunque. La figata, come anche detto per Paolo nella recensione, comunque ci sono un sacco di opzioni alla fine. Perché poi, insomma, ci si può lavorare sulla 570, che ho avuto anch'io una volta. Qua si parla di sterilizzare, sarebbe castrare, vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, torniamo al gioco, torniamo ai secondi enigmi. Opla. Riprendi il gioco, non mi buggare. Qua non vedo nulla interagibile. Boh, ributtiamoci giù. Così. Che voglio sempre. Ah, vedi? Voglio sempre fare un po' di. Wow, profondità bellissima. Guardate che roba. Basta? Era segreta così? Sì, parrebbe che non c'è più nulla. Di qua? Niente. Spingo? Così nulla, con lei, nient'altro. Credo che si può tornare indietro. Intanto lì di Lio è un po' così interrotto, vedete qua a sinistra, da questi teschi impalati. Adesso rimane in superficie. Wow! Ah, ok, però anche. Ah no, vediamo e va in giù adesso. Boh. Potrebbe essere inteso in un certo senso anche come un Crash Bandicoot moderno. Crash Bandicoot oggi forse potrebbe essere fatto così. Benissimo, credo che lo scopo sia andato dall'altra parte, no?
Come fare? Vediamo il maghetto che mi sembra sottoutilizzato, quindi probabilmente sarà il suo turno. Lì sopra ci arrivi. Ora il problema è mandarci qualcuno. Questo, ecco, questo sembra sia una cosa appeso. Vedete, sembra il classico meccanismo che butti giù una cosa, vediamo, quindi. Allora, qui probabilmente dopo. Proviamoci, tantissimo proviamoci. Fai spawnare questo, lascialo giù. Non mi cadere giù, please. Ok, e ora spapush. Ah, è a tempo, dai, carino. Almeno questa meccanica, così almeno c'è più pepe. Però, gioia di una scatola, vieni un po' più in qua, che di qua c'ho paura che mi poi mi cadi giù. Non mi... Manipolala, caro mio mago, e mettila qua. Bon. Allineato il tasto. Ok. Plettro. Mi piace tantissimo questo scorcio qua. Ma che bello. Con la statua. Arrampicante. La nebbiolina, bello. Questo è il compito della ladra. Vabbè, basta. È il checkpoint. Wow, ragazzi. Bellissimo. Cioè, guarda che mulino reimmaginato a sta maniera. Vediamo un po' che si può fare. Vai, ragazza con lazzo. Ragazza con lazzo. Che limoni sola, anche un po' con Aleilio. Arrivarci, ci si arriva. Sì, ci si arriva lo stesso. Però. Ok. Guardate sullo sfondo intanto. Mamma mia, basta. Adesso appena fermiamo lo stream, mi ordino su Amazon gli occhiali televisivi. Sì, buonanotte, television. Questi si possono interrompere, anche pro. Wow! Wow. Che fai? Non prendi il plettro? Uè, plettro. C'è fuori. Dobbiamo andare in profondità se vuoi così esplorare. Bellissimo, è bellissimo questo soldato. Avete visto lì sul ginocchio? Probabilmente si può fare qualcosa con lei. Lei ormai è la ragazza che acchiappa tutto. No, sparare forse, vediamo. Oh yeah. Ma che figata! Adesso no? Figata! Ma che gran figata! Figata. Oh! Ah, sopra! Wow, anche la citazione a Shadow of the Colossus. Dove sto? Recupero un po' di chat. No. No, non sono domande per me o insulti. Dai ragazza che non devi... Ah, devo tornare di level, quello lo spawn. Pardon. Questa mi sa che è una cosa c'è anche in altri trains. Il fatto di far spawnare qualcuno da lì. Opla. Quindi allora, sulla schiena. Sì, questa spagganza però. Wow, ce l'ho fatta. Fanculo ce l'ho.
Quindi, sono voi. Forse devo menaglie. Ah, oh, devo menaglie! Wow, papà è un boss praticamente. Ma che. Ma che figata non è? Ma che figatona non è? Vediamo. Classico, secondo me abbassa. Pezzo. E adesso? Vabbè, ma sei un cheater di merda. Fai gli attacchi di meteorismo, mi fai? Pezzo di quello che so io. Pezzo di pietra. Ma troppo bello. Figurati adesso. Certo, questa sacchettosità del volo. Wow! Adesso vengo di spacco tutto. Bello! Dai. Purtroppo non è così fluido, sai, sarebbe stato più epico. Allora, va bene lo stesso. Look here. This villain. It's made of junk. Creepy. Creepy. How's this for an idea? If we all give Trine back its powers, we could go back to living our lives as free and normal people. Freedom. It does sound tempting. The heroes had gained their strange powers in the first place by touching the artifact. So they reached out to it again. Vai, tutti i brofis qua così a toccare. Imagine giving away your powers. How about I imagine sticking an arrow through this busybody? What the fuck? Anche sottotitolata la risata, ragazzi. This turned out worse than I could have imagined. It's headed for the academy. All right, that makes it a little worse, and I guess that means... We're going to follow it! È vero, sai, Iska, che fa notare che le animazioni filmate non sono curate come quelle in game. Cioè, è più bello vedere in game. Si vede che, sapete, le cutscene sono un lavoro un po' tra più cinematografico, anche tra virgolette, più cinematografico. Lì magari ci vogliono valori produttivi diversi per curare magari con un po' di performance capture. Non lo so, magari qui possono lavorare benissimo con animazioni fatte a mano. Wow, si combatte! Ma veramente mi dà troppo un feeling alla Maximo. Maximo a me è piaciuto molto, ripeto. So che guardate dell'epoca PlayStation 2. Era molto rigoroso. Non era neanche se uno difficile, era rigoroso. Però era preciso, quindi se sbagliava proprio più. Forse riuscissero a renderlo ugualmente rigoroso sarebbe figo sto gioco, veramente assai. Qui c'è l'imbarazzo della scelta sandbox per provare ad approcciare il problema. Bella anche quella cosa, veramente. Poi continuo a dire bello, 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 perché effettivamente è tutto bello, bello, bello. Ah, che peccato, è più semplice di quello che pensavo. Pensavo così più ingegnoso. Ok. Volevo vedere se c'era il drappeggio PhysX, perché come avete visto all'inizio dello streaming, mentre carichi c'è scritto Nvidia PhysX, e invece quei drappi sono finti, ci compenetra. Miglioreranno implementando. Plettriamo ovunque, per andare qua. E there we go. Luck. Spacco tutte cose. Saluto il pubblico. E allora. Wow, guardate proprio, fotografia e illuminazione, perfetto, è perfetto. Ah, oh, nebbiolina, no, sono veramente stradotati questi qua, sono bravi bravi. Direi che possa piacere proprio lo stile, appunto, tipo di colore eccetera, ma proprio anche artisticamente come prendere una situazione e descriverla con scelte tecniche. Wow. Allora, io direi che ci creiamo questo ponte così, cioè questa...
Allora, X lì, non lì, però... Ah, no. Niente, penso sempre alla soluzione più difficile con le poche flash. Questo gioco gli piace darsi un atteggiamento intelligente per... come disorientarti. Che la musica ha smesso, è tutto molto... qua sembra Lords of the Fallen, no? Non trovate, ragazzi? C'è un qualcosa di Lords of the Fallen? Si è anche interrotto la musica, poi sentiamo un corvo un po' greve, vediamo un po' di qua. Wow, ha cambiato totalmente il registro. Wow, bravi, bravi Frozenbite. Poi giuro che fate un gioco al 100% nelle mie corde. Questo lo sarebbe se fatto in un certo modo. Vi dirò shut up e take my money. Day 1, day 0, day meno 1. Bello anche qua, va. Quasi un generatore di sfondi per il desktop questo gioco. Questo non si può giocare, è un po' di fisica, no. Te la glisci. Ah. Salto. Pucciati, gioia. Vediamo. Non fate battute sul verbo che ho usato e sull'apertura in profondità, niente. Isca dice, faceva sfondi dinamici con questi sfondi, sarebbe favoloso. Mamma mia, guarda che roba. Spero che l'assenza di musica non sia un bug, ma una scelta proprio, perché darebbe totalmente una passata, un cambio proprio così, di tonalità, di registro, di atmosfera, di humus e di fungus. Ecco, i combattimenti li renderei, a parte più precisi, no? E anche più rigorosi, magari loro più cattivi. E così, vedete, è facile, te. Spammi, togli, fai fuori. Cioè, perché non che attaccassero contemporaneamente? Frozenbite, so che ci stai guardando, prendi appunti. Vi dico il tuo interesse. Wow, ma no, ma che meraviglia. Che fottuta meraviglia. Ciao Xerat, buonanotte. Anche qui usano gli effettini che hanno loro, il DOF, i particellari, eccetera, per dare quest'idea di giornate con la visibilità così a cazzo. Bello. Hanno capito tutto. Questi sarebbero proprio... avrebbero due coglioni così come anche fare giochi fotorealistici alla fine. C'è un setting realistico. Andrebbero alla grande proprio, sono veramente dotati. More wizard landscaping? I'm sure they had something practical in mind when they set things up. Vabbè, questa è una classica Jack and Dexter così, eh. Quante volte hanno fatto in Jack and Dexter cose del genere? Ma qui c'è la fisica, vedete che devo dargli il momentum per... Carino, guarda. Qua appunto, diversi strati di approccio, perché volendo credo che si possa andare qua. Lì c'è un anello, cose varie, fico. Rimortacci, rimorte... Cazzi ammazzo. Ciao a chi va, ragazzi, grazie della compagnia. Ah, fa anche il calcio così proprio. Tutto cicciotto e calciotto. Tanto torno di qua. Che ce l'ha pettare duro qua, vabbè. Ok, adesso è una bella spada boom. Ancora. Oh, guarda qua, onda d'urto.
Ma Scheletro, in realtà mi dici che non detto che sarebbero capaci. Ti stavo dicendo, secondo me è un discorso, separiamo lo stile. Lo stile e anche il tema. Il tema qua è fantastico, lo stile è il bluetto, è il rosso, eccetera. Prendi proprio solo la base. La base è prendere una giornata uggiosa e renderla così, poco visibile, fate sentire umidiccia, fredda. Questo di base è un concetto che riescono a fare benissimo. Quindi poi, a prescindere appunto dal fatto che sia fantasy o meno, sarebbe in grado. Poi magari appunto, realisticamente, se fanno un setting realistico, scelgono delle brutte strutture, brutte architetture, di colori di merda, così non sarebbero capaci magari, a livello stilistico. Però, cioè, è vero qua, praticamente è un fantasy molto papabile, concreto. So se è riuscito a spiegarmi, eh. Io cerco sempre la svirgola così. Tanto ho paura che lì mi stia segnalando interagibile una cosa che è sullo sfondo, non si può... Ah, vediamo un po', da sfondare? I have no idea. Donna, tu occupati di... tirare questo. Non ce la fai? Io temo che sia... che abbia sbuggato, no? Poi non so capire cosa fare. Ok. Non credo che sia necessario proseguire perché lì c'è un anello, credo. No. Quindi volendo me la posso andare là sopra. Confesso che a volte sta fisichina un po' mi mette in crisi, eh. Vabbè, ma ditelo subito allora. Gioia, è tutto your turn. Ah, lo tiro, ma che figata. Lo tiro. Allora, mago, your turn. Usa sto coso. E lo metti qua. Gioia, your turn. Mago, your turn. Ma anche forse qua. Il forzuto. Però forse come lo fa la magia, non lo fa nessuno. Dai, mago, your turn. No. Quella X lì mi mette a disagio. Quella X sullo sfondo lì. Non capisco se è un bug o qualcosa di effettivamente interagibile. E l'ho attaccati. Bene. Attaccatelo qua. Tiro l'altro una colonna. Non te lo porti a guinzaglio? Sì, dai. No. Attorno una colonna l'ho fatto, mago. Ah, bastava l'impeto, ma bastava dirlo allora che ci vuole l'impeto. Qui la morale, ragazzi, è sempre molto simile. È una ricorrenza, la forza bruta. Su Diseducational Channel. È un gioco che si travesse da fiaba, ma in realtà è un gioco crudelissimo. Oh! Quante volte ho detto bello stasera, quante volte l'ho detto? Assai. Vediamo. Maghetto. Ma
questo qua, eh. Non mi dà, l'ho visto i cerchietti, non mi fa interagire. Vediamo. Ah, non mi dire che posso fare solo col doppio salto. Cioè, già che cazzo doppio salto e amen. Vediamo. No. Però qua, sembra quasi abusabile sto fatto, guardate. Andare a prendere la ragazza, si torna giù. Ah, guarda che carino sto fatto. Dai, torna in te. No, quell'altra cosa voglio. Vabbè, scegliamo lei che interrompe il collegamento, spero. No. Qua intanto con questa X qua non faccio nulla. Mago! Ora! Quindi tu, cara mia. Oh, finalmente esce già sto coso. Vabbè, qua credo che sia proprio il compito tuo. E ci siamo. Oh, 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 plettri per la vita. Niente. Probabilmente si sale dalla... C'era la Prince of Persia. Tanto vedete come è educata questa pianta che si inchina davanti a un cavaliere. Sa le buone maniere di una volta, Sam. Recupero un po' di chat, ragazzi. Ciao Ciro. Ciro se ne va. Saluto. Abbiamo ancora una ventina di minuti, ragazzi, che ho iniziato in ritardo. Quindi. Ciao Ciro, grazie della compagnia. Grazie del tuo supporto. Come muovo. Mamma mia, sono un po' fighissimi anche i nemici. Un po' dei cioffi così strani. Qua la parata col analogico destro praticamente manca la uso. C'è un po' di panico magico, via. Ah, non gli fa niente? Oh, allora, sfrutto il mondo. Continuo. Ok, questo... Vediamo, vediamo, vediamo. Questa pallocchia. Mamma mia. Anche per un fatto di decenza... Oh, wow. Questa sì, questa è una cosa che si schiaccia con lui. Bellissimo quel bassorilievo. Bellissimo. Sono dei demoni. Demoni, penso, umani caduti assieme che temono... Il cielo, cosa? Fico. Vediamo un po'. Tanto tracce di interattività quando non ce ne stanno, quindi. Amico Fritz, tu fai così. E non ci arrivi. Amico Fritz. Uno sopra l'altro si può fare? Credo di sì, via. Ok. Regia bellissima proprio anche lì. Cercare di mantenere comunque fresca una progressione comunque sempre la stessa, sempre a sinistra verso destra.
Ah, dai, questa non è difficile. Ah, però a tempo così più intrigante, via. Andiamo. Quindi. Gioia. Ok. Che figata, la Just Cause. Ti stacchi però, no? Andiamo a usare lui. Altair, questa dice mera mera. Ah, un momento cuoricino, mi sono persi. Ah, cuori a tutti. Cuori, 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 cuori. Sara, tanto adesso gli ho spaccato il cellulare. Sara, sei rimasta a moderare da sola, però vedi quanti cavalieri che ti circondano. Non io sicuramente, che sono un villico. Ma c'è tanti cavalieri che supportano. Vediamo cosa fare. Facciamo proprio così, un rotolone regina. Guarda, tutti e tre amichetti per la vita. Quindi fai questo così. Droppa. Ivata, drop the bomb. Droppa il cubo. Tocca a lui allora. Tocca a Renato Pozzetto. Ci siamo. Non ci arriverò mai, secondo me. Sono arrivato. Wow, questo siamo Dragon Slayer, ragazzi. Cuoricini per Sara. Cuoricini per Sara. Non ho usanza di questa chat che mi piace molto. Sempre predicare l'amore prima di minacciare di morte la gente, come dico io. Allora, bello bello, cazzo. Mamma mia, ho capito tutto questo artisticamente. Wow. Posso buttarlo giù per il gusto di farlo, no? Scusi. Questa è interattiva? No, fake. Oh, ho sbloccato un achievement, ragazzi. Mi dice Complete Academy House Kids. Avvia. Wow. Sapete che penso che abbiamo finito il contenuto di storia. Queste sono delle sfide, credo, eh. Perché se non sbaglio, poi mi correggete se sbaglio, praticamente questa versione Early Access aveva due capitoli e poi altri contenuti così, e questo già mi sembra un saltare di palla in frasca per una sfida, credo. Allora, andiamo qua. Beh, il fattore sfida è fico alla fine, che tu arrangi con gli strumenti del gioco, probabilmente con una valutazione, spero. Come tutte le sfide degne di questo nome per funzionare, per migliorarsi il punteggio contro gli amici. Ok, ma nel senso? Morire. Ciao Ergut, grazie della solita compagnia. Una ranocchia, ragazzi, una ranocchia. È la rana di Crysis 3 del video della TX11. Guarda, eccola. Eccola la ranocchia. Guarda. Poi c'è questo qua, cos'è? Un rospo, un camaleonte? Cosa sei? Non ti sposti, quindi non ce lo fai capire. In profondità non si va, quindi allora. Però posso fare la speleologa? No. Sì. Vabbè. Slayer mi chiede se stai ultimamente la PlayStation 4 la sta usando. Se ad esempio l'ho accesa oggi per farmi un altro veloce comparison fra GTA 4, GTA 5, PlayStation 4, GTA 5 e PC. Spoiler, non vi dico qual è l'ultimo migliore. Vabbè, l'accenderò, se Maria Bloodborne, cioè, secondo me... Qualcos'altro di interessante, di così, esclusivo in arrivo, qualcosa che devo copiare qua per multiplayer. Eccetera, eccetera, eccetera. Ah, ma qua c'è... Ok. E ora? Vabbè, salto via allora.
Che sbaglianza però, c'è ancora molto da limare, eh. Sì, Isca, è meraviglioso. Ha fatto avere un lavoro impressionante, perché vedi, anche qua, cambio di setting ancora. Questa siamo un po' Azteco, un po' cosina così, non lo so, poi delle derive così che fanno un po' God of War, un po' DMC. Questa è anche un po' Dishonored. Queste cose un po' astratte, perse in questo, non si sa, questa dimensione. Opla. Ma è chiuso qua? Guardate come è buggato però, sono qua in piedi. È un early access, sto potuto. Ma quindi... Mamma mia, mi sono salvato, non lo so neanche io come ho fatto. Drowatz mi consiglia, se non hai giocato, per il Second Son. Ho giocato First Light, che era col Plus, l'ho finito. E in realtà mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Secondo me il meglio potrebbe dare nelle sfide, che dove magari esce di più il gameplay, lo sfrutti. E volevo anche giocarlo nelle sfide un po' per combattere contro i nemici a livello di punteggi. Però anche qui, la solita regola, la solita cosa della vita, che poi è uscito altro e poi mi sono messo a recensire altro, l'ho perso di vista. Però Force Light lo voglio riprendere in mano per fare un po' di sfida. Decisamente. Poi se ne avrò ancora appetito, probabilmente, come dato consiglio, recupererò Second Son. Ragazzi, io non so che cazzo fare. Cioè, nel senso, cosa vuole il gioco da me in questo momento? Altri personaggi non ne ho. Boh, cioè proprio mi sfugge lo scopo. Cosa devo fare? Devo andare di là? Ok. Boh. Staccalo. Benissimo. Stacca sto coso. Non lo stacchi? Ah, lo sfonda. No. Non mi sfonda sto coso. Cioè, non lo stacca più. C'è una cosa. Change room, vedete, questi sono i contenuti. Amusement park, ci vogliamo poi. Ciao Bender, forse non ti ho salutato. Skillon mi chiede cosa ne penso in materia di Alan Wake lasciato. Ho visto tutte le news in giro, purtroppo non ho avuto né tempo né testa di guardarlo. Però cazzo, mi fa male il cuore, perché Alan Wake l'ho voluto molto bene. Quando ho finito su 360, me l'ha piaciuto con delle riserve eccetera. Poi l'ho rigiocato su PC a super livello di difficoltà l'ultimo, e lì mi ha convinto molto di più, anche come gameplay proprio. Per me ha proprio azzeccato il cuore della meccanica, cioè non è banale. Quindi un Alan Wake 2 che sviluppi tutti tanti spunti, e come trama, ambientazione, personaggi, cazzo, e gameplay, lo vedete troppo bene. Anche perché American Nightmare mi è sembrato una mezza scorreggia, e non mi è piaciuto come hanno evoluto il combat, l'hanno semplificato in realtà. Le altre le sfumature, questa cosa non mi è piaciuta, l'American Nightmare. Oh, bastava sfondare. Wow, bello comunque. Luchino mi suggerisce di parlare con lo scudo. Luchino, vedi che c'ho solo un personaggio in alto a sinistra adesso. Credo che sia una stanza challenge in cui usi solo lei. Sentite i fiati tipici da Sud America? Boliviani. Sentite? Quanto cazzo ne sanno? Divinità di tipo diverso, appunto, di quel tipo di culture. Wow. Ma proprio cazzo, veramente di grosso interesse artistico e storico anche. Immaginifico farsi un giro questi giochi. Poi intanto abbiamo rimosso dei cannelloni. Incas qua. A pressione. Chiaramente. Cos'è? Che animale è quello? Ho paura, ragazzi, ho paurissime. Fare cosa si va? Qua finisce tutto, sì. Salutiamo con le ombre dinamiche molto belle. Ah, di qua cosa dove si va? Ah, oh, si gira. Oh, che figata. Vediamo un po', ti porta a spasso come voglio io. E decido io dove vai. Non vieni con me, eh? Tipo che se io ti porto qua non ci vuoi venire, eh? No, non sai. C'ho il paletto, cioè. Così poi ti giri. No, non ti giri più.
E allora se faccio così... Ho capito quello che devo fare, se non lo fai fare... Aspetta, staccati. Qua sotto che c'è nulla. Qui ragazzi è tutta tentazione, capito? Più te la rischi e più ottieni. Come nella logica dell'Indiana Jones, insomma. Suona, suona! Suona un cazzo. Sì, Sara, come dice Sara, la cosa è che ti fa pensare chissà quali cose complicatissime come soluzioni, invece buona cazzata. È un gioco che così, gli piace fare quello che è più intelligente di quello che è, ma fa bene, eh. Anche questo comunque è un modo di proporsi come enigmistica. Esiste enigmistica? Cioè, in questa accezione? Beh, facciamo finta che esista. Non posso attaccarlo sto pesce lì. L'ho attaccato però, mi sono sacrificato per la giusta causa. Allora, ora che li ho collegati, no? No, non lì, volevo... Non puoi... No, non voglio quello. Voglio... Vorrei ritirarmi indietro quell'altra cosa. Vedete, un problema che ho con questi controlli, che purtroppo non mi sembrano spiegati molto bene, è se sulla fune riesco a tirarmi su. A volte sembra di sì. Quello ho un problema oggettivo con questo tipo di controlli qua. Che non riesco a vederci chiaro su questo aspetto. Se riesco a issarmi su, magari saltellando. Oh, ma la profondità. Ce la posso fare. Lo sento prima che spacco tutto. Non sono ancora a quel limite in realtà. Ah, qua dicevamo c'è tutta questa faccenda risolta, ragazzi. Mi sa che proseguo di qua. Se risolviamo qualcosa qua. Vediamo. Qua abbiamo capito che vai a sbattere. Pure se ti impettisci con tutta te stessa, sbatti e basta. Niente, lì ho provato a sparare a voi qualcosa con questo anellino, ma... No way. Gli ultimi 5 minuti di stream, ragazzi, ce la possiamo fare. Cosa stai cosa cazzo stai facendo? Vabbè, ah, momento... Il modo per salire è così, sparare infinite cose. Quanto pare così. Buono. Allora. Lì c'era mettevo qualcosa là sopra. No worries. Y, oh, era quello che volevo fare. Mo stacca, vediamo se sfondi qualcosa. Che donna di fatica, mamma mia. Sfonna, sfonna, sfonna. Vai, velocissimo. No. Che cosa fai? Vai, suona. Fai anche il surf. Vedete, quello è rosso, quindi vuol dire che non ci posso far cazzi. Perché prima ho fatto... Oh, da sotto? Eh beh, allora ditelo, cazzarola. E allora ditelo, cazzarola. Ma che bello magico. No, no, non morirci! Wow.
Riuscirà la nostra eroina a tornare su sana e salva? No! Oh, bella lì. Ho sbloccato l'evoluzione della situazione. Certo che se è una sfida misurata in qualche modo da un punteggio o da un timer, direi che ci sono ampi margini di ottimizzazione, eh? Eccoci qua. Ok. Io... Ma lolle! Mamma mia, ci stavo rimettendo tutto quanto. Vai, vai, gioia. Niente, te la tiri, vuoi tirarlo? No. Fai che spatasci tutto, lo attacchi lì. Un cazzo. Dai, devo chiudere lo stream cercando almeno di fare un paio di passi in avanti in questa zona. Poi la gente si lamenta di cosa, di Bloodborne, di Dark Souls, eccetera, che ti fa ricominciare. Per me, infatti, tutti i giochi potevano farti ricominciare, no pure. Più che altro è decidere con se stessi cosa fare. Ad esempio, se schiaccio la X... Ah, oh, quindi... E poi? Cioè, io non capire, capo. Non mi cambia un cazzo. X fa così. Boh. In profondità che succede? Niente. Non mi fa un cazzo. Non mi fai cazzi. Boh. Io non capire buona. Aspetta un attimo. Ah, ma sì, guarda che sono scemo, eh. Ho appena ottenuto quello che volevo. Ragazzi, la scemenza al massimo livello. Ho finalmente ottenuto il coso. E io guardavo il dito anziché la luna. Bravo a me. Andiamo a passeggio, dai. Andiamo, piccolo. Andiamo! And here we go! Ragazzi, è il momento di andare su questa così nota di successo, vi saluto. Ci si becca in settimana, ci tornerò. Poi comunque abbiamo un gran bel programma questa settimana, quindi seguiteci, fateci, ciceci, cuoricineci, eccetera, ok? Buonanotte e grazie a tutti la compagnia. Ciao!